State buoni! Viva! In alto con la macchina! Oggi all'inaugurazione del sindacato UGL c'è lei, il presidente della regione Fontana, Salvini, l'assessore alle politiche sociali. Ma questo sindacato è il sindacato della Lega? Questo è un sindacato sovranista, anche il passato storico di questi sindacalisti coraggiosi. Legati all'MSI, mi sbaglio? CISL, erano sindacalisti senza nessun privilegio, senza nessuna copertura. Io me ne ricordo molto bene, il sindacalismo nazionale è stato anticipatore di quella dottrina sovranista che oggi con la guida di Salvini la Lega ha fortemente interpretato, quindi mi trovo a casa mia. Ministro, possiamo chiederle come mai è venuto ad inaugurare la nuova sede ristrutturata di questo sindacato? Perché quando c'è un punto che ascolta, incontra e protegge i lavoratori, io ritengo mio diritto e dovere esserci, anche perché lo dicevo prima. È bello essere in una sede che si occupa di diritti dei lavoratori nelle ore in cui c'è un governo che sta smontando una legge come la legge Fornero che ha derubato milioni di lavoratori italiani dei loro diritti mentre qualche sindacato era distratto. Quindi lei andrebbe ad inaugurare ogni sindacato oppure solo questo? Perché Capusso mi chiamerà per inaugurare decine di sedi della CGIL, giro per tutta Italia, è molto probabile, io sono disponibile. Segretario Borghezio, l'onorevole Borghezio prima ha detto vi ha definito sindacato sovranista. Conferma questa etichetta? Bah, ci possiamo mettere tante etichette, io direi che possiamo dire senza ombra di potere essere smentiti, noi siamo un sindacato che nasce come CISNAL nel 1950 e nasce all'interno della sede del Movimento Sociale Italiano. Questo è un sindacato sicuramente di destra, di centrodestra, anzi direi che abbiamo fatto una verifica piuttosto attenta, è l'unico sindacato di destra al mondo, tant'è che per esempio abbiamo espresso un'approvazione piuttosto importante nella parte della finanziaria che riguarda il lavoro, perché riteniamo questa finanziaria quella più a sinistra degli ultimi 10 anni. Poi CGIL e CISL e UIL facessero quello che vogliono, insomma ci mancherebbe. Non abbiamo bisogno di appartenenze politiche, abbiamo bisogno di persone con le quali fare percorsi e questo lo stiamo facendo in questo momento con la Lega, veramente con credo per loro anche con reciproca soddisfazione.